Vediamo se il francese andrà a essere più incisivo rispetto al suo precedente servizio. Questa volta il nastro in qualche modo un po' mette in difficoltà Jonk. Comunque viene servito Murato, Atanasievic, Zimmermann sceglie di andare al centro, ma viene fermato anche Ricci. Allora Milano va da Ishikawa, la mette sui piedi di Colacci che si dispera, ma il giapponese quando riesce ad attaccare così in alto è difficilmente fermabile. La palla era anche un po' distante da rete, riguardiamola Lorenzo, vedi la palla molto distante dalla rete, quindi ha dovuto assolutamente attaccare solo diagonale. Una squadra che è stata molto colpita dal Covid, quindi ha una forma fisica precaria. Due squadre che stanno molto in alto in classifica, ma anche in questo momento hanno parecchi problemi, si stanno sfidando al massimo delle potenzialità. Qui Milano la tiene viva dopo il tocco di Plotnitsky. Mar, una rigiocata, vediamo come la gestisce Milano. Ancora dal canadese che trova la parallela, vantaggio Milano, 16-15. Brava Milano ad avere pazienza. Mar ha giocato sul muro, ottima copertura, rigiocata e bellissima parallela. Ottimi servizi. Vediamo. Anche lui va su Leon e poi in qualche modo Milano ferma l'attacco di Russo e poi arriva la pipe di Steven Marr. Milano in questo momento in fiducia. Milano è quello che sta facendo Ainen, l'avrei fatto anch'io, cambiare il palleggiatore. Adesso parte il secondo parziale con Plotnitsky al servizio, un altro fulmine ricevuto questa volta da Pesaresi, poi Sbertoli, la pipe di Mar la tiene proprio Plotnitsky, Travizza per Atanasievic, la tiene Pesaresi dopo il tocco del muro, Ishikawa contro il muro a due, la chiude Yuki Ishikawa, e se Milano riesce a vincere anche questi scambi poi va in fiducia. Assolutissimamente sì, bellissima difesa sull'attacco. Mi pare di Atanasievic. Sì, sì, gran difesa di Pesaresi. Gran difesa di Pesaresi. Buon per lui anche per questa seconda soluzione. Va Travizza. Buona la recezione di Ishikawa. Poi arriva la pipe di Luca Basi che comunque sta giocando una discreta partita visto che deve sostituire un titolarissimo di Milano come Patrì. Assolutamente, assolutamente. L'unico appunto che io Basi deve migliorare in battuta, ovviamente, per la copertura a questo pallonetto di Leon, bisogna segnarlo. Sì, 17-19 a servizio Travizza, ricevuto sempre da Basic. Poi Matteo Piano, la rabbia del capitano che non vuole mollare questa partita, ancora un punto di distacco, 18-19, a servizio adesso però c'è Ishikawa, vediamo se riuscirà lui a recuperare questo break. Qui intanto abbiamo rivisto il grande punto di Matteo Piano che non ha ricevuto bene, adesso vediamo come è tornato su Leon. Adesso Leon attacca sul muro, fermato, Milano si riposiziona con Sbertoli che cerca Ishikawa, Ishikawa fulmina Plotnitsky, 14 pari, e adesso Milano sta riprendendo la fiducia che aveva perso a inizio set e ha ritrovato il pareggio. Io faccio un applauso a Matteo Piano che praticamente sta fermando gli attacchi di Leon e dà la possibilità alla sua squadra di rigiocare. E forse pesta la linea, niente chiamata, allora il nastro che lo smorza e poi Ishikawa che spara su Seisterhorst per il punto di Milano. Ma la presa gli è arrivata in volto la palla? E probabilmente sì, vedendo la faccia rossa di Terhorst, esatto. Credo che gli sia arrivata in faccia, infatti Ishikawa ha anche chiesto scusa a fine punto. Perugia ha un 54% contro un 46% di Milano, quindi ha fatto la differenza. Questa è stata la differenza. Il quarto set inizia con un servizio di Plotnitsky, ricevuto da Mar, molto staccato da rete Sbertoli, riesce comunque a trovare Basi che questa volta chiude il punto, il primo per Milano che si porta in avanti. Tra l'altro Milano è stata avanti quasi tutto il primo set, poi l'ha portato a casa. Nel secondo aveva avuto qualche difficoltà, nel terzo Ole Plotnitsky ancora vicinissimo alla linea, rischia di pestare, poi Basic dall'altra parte, Colacci gran difesa, deve alzare Plotnitsky per Leon, muro a tre che lo contiene, Colacci ancora la tiene in gioco, ancora Leon, questa volta uno schiaffo veloce,
Basi Clatini viva, cosa sceglie Sbertoli? Sceglie Ishikawa che arriva da dietro, chiude la diagonale, punto Milano, un altro grandissimo scambio. Ottimo, bravo Ishikawa a proporsi, Sbertoli lo vede e lo serve e lui con una bellissima diagonale fa punto. Però i giocatori di Milano devono cercare, quando hanno il muro piazzato, se vogliono fare più punti, attaccare parallela mani fuori. E a mettere un cioccolatino giù, intanto qui va a bombardare Leone, in qualche modo ci arriva Ishikawa, poi la tiene Besaresi, vediamo Marchi, attacca e trova bellissima il palla. Punto. Adesso vediamo se chiama il check, incredibile, se chiama il check Perugia, lo chiama, ma qui cosa aveva fatto Steven Marr, vediamo se sarà confermata dall'occhio elettronico, guardiamo il replay, intanto Ishikawa intuffa una mano, Besaresi non molla, la tiene viva, Steven Marr qui, qui non si vede perché siamo impallati, coperto, la telecamera è impallata, ma la palla è dentro, guarda, dentro, di un niente, la palla è dentro ma di un niente. Eccolo qui, l'ucraino riceve Marr, la bomba di Plotnički, dall'altra parte Basic difende Plotnički dopo il trucco del muro, Kolacic a cercare Leon, muro a tre, murato Wilfredo Leon da Basic. Muro importante non solo per il morale ma anche per il risultato da parte di Milano. Bravo a chiudere come terzo di muro, bravissimo Basic, gli ha tolto la luce in diagonale proprio. E siamo sempre lì, 17 pari. 17-17, nessuna delle due squadre vuole mollare il quarto set.